questo ultimo giorno dell'anno ritorniamo con Vite in Corsia e buongiorno e bentrovata Suor Cristina. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, abbiamo una storia molto bella questa mattina, quindi come sempre apriamo questo nostro spazio con il nostro jingle di copertina per questa prima parte. Storie e testimonianze, ne abbiamo raccontate tante e ve ne racconteremo anche una in questo 31 dicembre in cui si chiude quest'anno e siamo alla vigilia di un nuovo anno che speriamo davvero possa essere per tutti un anno migliore. Allora diamo subito il benvenuto e il buongiorno a Lucia Moretti in collegamento Skype per noi. Buongiorno Lucia. Tutti voi. Ecco, non la vediamo, ma confido, ecco qua, adesso la vediamo benissimo. Grazie Lucia per essere con noi in questa giornata, grazie davvero grazie per aver accettato il nostro invito. Io grazie come sempre do il compito a Suor Cristina di introdurre quella che è la sua storia, la sua testimonianza. Suor Cristina, a te. Buongiorno a tutti, Lucia ci parla della storia di sua sorella. Durante queste puntate abbiamo parlato di storie di tumori, abbiamo parlato di storie di malattie rare. Quella della sorella di Lucia è la storia di una malattia progressiva che ha sconvolto una famiglia, ma che ha anche trovato una seconda famiglia proprio in casa Sollievo. Ma ce la racconta lei. Posso? Sì, a te la parola Lucia. Grazie. Allora, mia sorella aveva solo 12 anni, una ragazza normalissima, piena di vita, che all'improvviso comincia ad avere degli sbalzi nei movimenti, nei comportamenti, il che ci ha insospettiti. Abbiamo iniziato con le varie analisi, alla fine siamo arrivati a San Giovanni Rotondo, dove subito un medico ha capito di che cosa si trattava. Era molto giovane e per noi era così dura quella sentenza, chiamiamola fra virgolette sentenza, che non la volevamo accettare. Abbiamo girato di lungo e largo, ma alla fine era quella la diagnosi, purtroppo. E allora tutto è iniziato un lungo calvario. La diagnosi era? Come? La diagnosi, Lucia, per i nostri telespettatori. Sclerosi multipla, sclerosante subacuta, molto degenerativa, che in poco tempo ha ridotto mia sorella in uno stato di coma. Però è durata 18 anni questa malattia. Questi 18 anni Angela li ha passati in gran parte a San Giovanni Rotondo, all'ospedale Cassa Sollievo della Sofferenza, un vero sollievo alla sua sofferenza, in primis ad Angela, ai miei genitori e a tutti noi, dove là ha ricevuto cure a 360 gradi, attenzioni, calore umano. Anche quando, un esempio, era la festa di Carnevale, Angela era una ragazzina, loro, le infermiere, il personale, hanno inventato una forma di intrattenimento, si sono mascherati e là Angela gioiva, Angela era felice, insieme a lei mia madre, mio padre e tutti noi. Quindi possiamo dire che in qualche modo avete trovato un luogo in cui il vostro lungo calvario, il lungo calvario di Angela è stato alleggerito quantomeno da un aspetto umano importante, no? Tantissimo. Lucia, ascolta, io vorrei approfittare per chiedere a te, intanto mi piace anche la serenità con la quale racconti questa storia, perché a volte nella sofferenza c'è anche la fatica di non riuscire ad accettare la malattia, cosa che invece non mi sembra ovviamente il vostro caso. Però vorrei chiedere a te, che sei stata sua sorella, anche la famiglia, no? Spesso ci si
si dimentica anche delle famiglie. In realtà anche le vite dei familiari poi vengono sconvolte, quindi è importante anche un accompagnamento a tutta la famiglia in questi casi, no? Allora, prima di tutto si deve essere fortunati ad avere una famiglia molto unita e noi ringraziamo il Signore per avere questa fortuna. E Angela ci ha insegnato molto, credo a noi, ma anche al personale di Casa Sollievo della Sofferenza, perché era un amore reciproco. Angela interagiva bene con loro. È capitato anche qualche anno che Angela ha festeggiato il suo compleanno in corsia e loro hanno preparato, hanno portato la torta, hanno spento le candeline. Non vedo più Lucia Un attimo. nell'inquadrata. Sì, ti diamo il Sì. tempo di ecco qua, ok, ora sei Ecco. ritornata. E loro No, di hanno nuovo ti abbiamo preparato la perso di torta. nuovo, Lucia. Non so Oddio se mio. distrattamente c'è qualcosa che tocchi, che Stiamo manda. parlando di noi. Ecco qua. Oh, no, No, vabbè, allora forse. intanto che tu provi a ripristinare il video, io voglio anche dire che Angela oggi non c'è più, no? Sì. Però ecco, ha lasciato questo segno, Sì, come spesso e accade anche in rispetto a queste quello che storie. diceva Lucia, che lo scambio è stato reciproco, è assolutamente vero. Tant'è vero che c'è una lettera che il personale e Sor Grazia hanno scritto alla mamma di Angela, ringraziandola per la testimonianza Ecco qua. che lei ha dato stando vicino alla figlia. Per cui se la mamma di Angela ringrazia il personale e Sor Grazia per il sostegno avuto, anche loro dicono che è stata una testimonianza molto bella. Allora, riusciamo? Ecco qui, ti abbiamo recuperato, Lucia. Sì. Suor Cristina raccontava appunto della lettera che il personale di Casa Sollievo ha scritto proprio ringraziando voi per la testimonianza data nell'affrontare questa malattia. Quindi ecco lo scambio di cui parlavi tu, il segno che Angela ha lasciato, possiamo dire. Io mi verrebbe da dire i valori umani che a volte si perdono. E la fede ti porta ad accettare anche questo calvario, perché se non c'è amore, l'amore fa miracoli, l'amore fa miracoli. Grazie Lucia, noi ti ringraziamo davvero per questa tua testimonianza, ci ha fatto molto piacere e ti auguriamo un 2022 pieno di tutto quello che desideri e speriamo per tutti, insomma, che sia un anno Grazie anche a migliore. voi. Grazie Lucia. Grazie, grazie Lucia. Buona giornata. Grazie. Molto dolce e molto tenera questa testimonianza, davvero Sì. grazie a Lucia perché poi insomma a volte è anche difficile raccontare queste storie perché magari si riaprono delle ferite, però insomma è importante invece darne testimonianza per tutto quello appunto che ci siamo detti, quindi davvero ancora grazie a Lucia e a tutta la sua famiglia. A proposito di testimonianza, a proposito di storie, Casa Sollievo in questi giorni ha ricevuto quello che leggo direttamente dalla notizia pubblicata sul sito, il più bel regalo di Natale. Quest'anno lo ha donato a tutti la piccola Elena, che dopo anni di terapia, in braccio alla sua mamma, ha fatto risuonare nei corridoi del reparto di oncoematologia pediatrica la campana del sollievo. La campana del sollievo è un'iniziativa americana che da qualche tempo ha preso piede anche in Italia, spiega la coordinatrice della pediatria oncologica Celeste Ricciardi, e la piccola campanella è stata installata nel reparto di pediatria oncologica e benedetta a pochi giorni dal Natale da padre Franco Moscone, presidente dell'Opera di San Pio. È un dono della storica Pontificia Fonderia di Campane Marinelli di Agnone. Allora, vediamo e soprattutto ascoltiamo questo suono che speriamo possa essere d'auspicio per tutti quanti. Bellissima questa immagine anche della bambina, no? Che abbraccia la mamma, Sor Cristina. È Sì. un simbolo, se vogliamo, questa campana. Davvero speriamo che possano arrivare i rintocchi e che questa campana possa suonare per tutti i piccoli ricoverati in In pediatria oncologica e per oncologica. le loro famiglie, no? Sì, e soprattutto che sia di auspicio buono anche per il nuovo anno. Ecco, è bello chiudere l'anno con una notizia positiva perché il nostro
Il nostro handicap più grave è che noi ci ricordiamo e ci mettiamo sempre in evidenza le cose negative. Rischiamo di vedere il bello che invece c'è, il bello che qualche bambino guarisce, che una famiglia riesce a accompagnare un malato cronico senza venirne distrutta, che è vero che a volte certi malati purtroppo fanno brutte esperienze anche in casa sollievo, ma che qualcuno che gli ha voluto bene sicuramente l'hanno incontrato. E questi non vanno soffocati sotto chi invece fa più fatica ad affrontare il proprio lavoro e quindi magari fa anche fatica ad essere gentile, ad essere buona. Però veramente io mi voglio proprio augurare a tutti che nel 2022 siamo capaci più di mettere l'attenzione sul bello che incrociamo nelle nostre giornate che sul Di negativo. riuscire ad ascoltare i suoni delle campane, no? Anche quando ci sembrano lontani. Grazie per questo augurio, Suor Cristina, e davvero noi ci auguriamo che questo suono possa giungere in tutte le case di chi soffre. Noi ci fermiamo soltanto per qualche istante, salutiamo Suor Cristina, ancora buon anno Buon anche a anno a te, tutti. ovviamente, e ritorniamo subito dopo questa pausa pubblicitaria. In questa pagina dedicata ai ricordi vogliamo ripercorrere la visita che il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, ha compiuto in Casa Sollievo lo scorso 22 dicembre per inaugurare e benedire tre nuove unità operative dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, ovvero i nuovi reparti di pronto soccorso, il centro trapianti di cellule staminali emopoietiche e geriatria subintensiva, accompagnato dal presidente dell'Opera Padre Franco Moscone, dal direttore generale Michele Giuliani e dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Tre unità operative che potenzieranno ulteriormente le attività di Casa Sollievo della Sofferenza con nuovi posti letto e nuove prestazioni. Il nuovo pronto soccorso ha tre ambulatori visita, un'area dedicata all'osservazione breve intensiva con 9 posti letto e qui saranno assistiti i pazienti che non necessitano di ricovero immediato ma di una terapia con osservazione per un approfondimento diagnostico. Il nuovo centro trapianti di cellule staminali emopoietiche è stato progettato secondo gli standard più innovativi per garantire un comfort eccellente. Infine nuovi ambienti che ospiteranno la geriatria subintensiva con una zona di isolamento con 8 stanze di degenza per complessivi 10 posti letto di terapia subintensiva. Qui vediamo le immagini del cardinale che saluta le suore di Casa Sollievo della Sofferenza, tra di loro anche Suor Cristina che è stata con noi fino adesso. Questo è l'ingresso in Casa Sollievo e questo è stato proprio il momento in cui viene tagliato il nastro per benedire questi nuovi reparti. Allora vediamo subito questo video che ci mostra proprio questo momento. L'applauso del personale di Casa Sollievo che ha accolto questa visita e il Cardinal Parolin poi ai microfoni ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ascoltiamo intanto cosa dice appena terminata la visita. Ascoltiamolo insieme. Sono molto contento di questa giornata in cui ho potuto, come dire, sperimentare la realtà di Casa Sollievo della Sofferenza. Ero stato altre volte, molto poche, 2 volte, a San Giovanni Rotondo, ma questa volta c'è stato questo incontro anche con tutto il personale, con alcuni pazienti e quindi è la possibilità di vedere anche queste nuove opere. Quindi direi che il risultato è molto positivo, almeno dal mio punto di vista.
Tant'è che il cardinale al suo messaggio, al termine della visita, al messaggio poi di auguri al personale di Casa Sollievo della Sofferenza e agli ammalati ricoverati, ha ribadito che non faranno mancare il loro sostegno a questa importante opera che è appunto Casa Sollievo della Sofferenza. Approfittando della visita del segretario di Stato Vaticano qui appunto in Casa Sollievo e pensando soprattutto al momento difficile che ancora stiamo vivendo per quanto riguarda la pandemia, abbiamo chiesto al cardinale un pensiero anche sull'importanza di dare accesso ai vaccini a quanti paesi poveri nel mondo ancora faticano ad avere. Ascoltiamo la sua risposta. Eminenza, stiamo vivendo ancora un momento difficile a causa della pandemia. Gli ospedali sono diventati il simbolo di questa lotta, ma è vero che, come ci ricorda Papa Francesco, senza uno sforzo comune e una coscienza collettiva nessuno si salva da solo. E penso a quelli che dubitano della scienza, ma penso soprattutto anche ai paesi che non hanno ancora accesso ai vaccini. Sì, io credo che questo è uno dei punti più delicati, e cioè il fatto che oggi ci sono tanti paesi, ecco, che non hanno ancora avuto la possibilità di avere i vaccini per diciamo, vaccinare la popolazione. E diventa anche, mi pare, almeno da quello che ho sentito dire dagli esperti, dai tecnici, anche una condizione, questa vaccinazione diciamo, generale, per vincere e superare la pandemia. Io credo che anche qui, come il Papa ci ricorda continuamente, c'è bisogno di un grande sforzo di solidarietà, ecco, sentire veramente questo senso della fraternità, per cui ci prendiamo cura di chi è nel bisogno, ecco, e non guardiamo dall'altra parte, no? Ecco, quindi io credo che la situazione attuale diventa proprio un invito, e io vorrei che anche questa visita fosse interpretata in questo senso, proprio a prendersi cura gli uni degli altri. L'importanza di prendersi cura, come Papa Francesco più volte ci ha ribadito, gli uni degli altri. Abbiamo incontrato anche in quella occasione il direttore generale di Casa Sollievo, Michele Giuliani, e anche a lui abbiamo chiesto un pensiero su questa giornata importante vissuta da Casa Sollievo. Oggi è un segnale, la presenza del cardinale Parolin è un segnale di vicinanza e di affetto nei nostri riguardi, ma anche la presenza del presidente Emiliano indica di quanto ci sia consapevolezza dalla parte delle istituzioni verso Casa Sollievo. Casa Sollievo è una realtà fondamentale per questo territorio, sia per soddisfare bisogni di salute della gente, ma anche per il volano socio-economico che rappresenta. E stiamo discutendo proprio con gli organi regionali del prossimo futuro, già dal 2022, perché dobbiamo fare ancora di più, perché siamo tra le realtà che possono alzare l'indice di complessità, quindi siamo tra gli ospedali che possono trattare patologie sempre più complesse, e questo va sicuramente concordato e pianificato insieme alle istituzioni. Casa Sollievo è un gioiello per la Chiesa Cattolica e per la sanità pubblica. Queste le parole di Padre Franco Moscone, presidente dell'Opera di San Pio, arcivescovo della nostra diocesi. Ascoltiamo quello che lui ha detto. È una meravigliosa creatura che è cresciuta e che continua a crescere. E le tre inaugurazioni di questa mattina, di tre reparti meravigliosi, che dicono le possibilità e il futuro, garantiscono la verità delle parole di Padre Pio di 65 anni fa, parole che continuano ad essere autentiche e sono forviere di un futuro. Eminenza, nel lasciarle la parola, le dico che Casa Sollievo è veramente un gioiello per la Chiesa Cattolica ed è un gioiello per la sanità pubblica di questo territorio, della Puglia e del nostro Gargano, che ha avuto in Padre Pio un figlio emerito e che lo ha reso più bello di quanto naturalmente non lo sia già. E come ricordavamo in apertura, presente anche a questa visita per appunto inaugurare queste tre nuove unità operative di Casa Sollievo della Sofferenza, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Ascoltiamo anche le sue parole.
è un momento di grande commozione, di grande felicità per me, perché abbiamo dimostrato, credo innanzitutto a noi stessi, di essere un pezzo indispensabile della sanità pubblica italiana e di avere saputo fronteggiare situazioni difficili in fratellanza, in piena consapevolezza dell'importanza e del ruolo di questo straordinario ospedale, di questa straordinaria comunità, senza della quale la sanità pugliese sarebbe molto più debole e molto meno attrezzata. Voi siete... Il Cardinal Parolin ovviamente nel messaggio d'auguri fatto appunto al termine della visita al Pronao, lì appunto dove avete visto queste ultime immagini, ha portato i saluti di Papa Francesco dicendo: vi porto naturalmente il saluto del Papa, e come lui fece nel mese di luglio da quella finestra del Policlinico Gemelli, vorrei affermare anch'io qui l'impegno della Santa Sede nelle sue varie espressioni, perché le strutture della sanità cattolica e questo ospedale in particolare possano continuare ad essere quello che sono sempre state. Casa Sollievo ha un grande passato, ma soprattutto un grande futuro al servizio della popolazione di questa regione e delle regioni limitrofe. E vorrei quindi esprimere da parte mia e da parte della Santa Sede l'impegno ad appoggiare questo ospedale in tutte le maniere possibili. Sicuramente una visita di speranza e soprattutto appunto, come dicevamo prima, in un tempo in cui gli ospedali sono diventati davvero il simbolo di questa lotta alla pandemia, e quindi è sempre importante davvero tornare a ringraziare tutto il personale sanitario che ci ha difeso, ancora ci sta difendendo da questa terribile minaccia, da questo terribile nemico, perché a volte il rischio è che magari, spenti poi i riflettori sull'emergenza iniziale, si dimentichi davvero il tanto lavoro che medici, infermieri e tutto il personale di tutti gli ospedali d'Italia stanno continuando a fare proprio per proteggere la nostra salute. Quindi davvero lo sforzo comune di cui parlavamo prima, la coscienza collettiva, è indispensabile per combattere questo difficile momento che stiamo ancora vivendo e per guardare al 2022 con più fiducia e con più speranza. Da parte mia l'augurio a tutti quanti medici, infermieri e personale sanitario di tutti gli ospedali d'Italia per un 2022 davvero pieno di speranza, pieno di cose belle. Ricordiamo che potete seguire Padre Pio TV come sempre, oltre al canale 145, anche sui nostri canali social, ovvero via Facebook, oppure rivedere le puntate sul nostro canale YouTube o seguire anche i canali Instagram e Twitter, e seguirci anche in diretta sulla nostra pagina www.teleradiopadrepio.it, in cui appunto potete seguire in streaming la diretta di tutta la nostra programmazione. Noi torniamo fra pochissimo, diamo ancora una volta la linea alla regia e poi ritorneremo qui per l'ultima parte di Vite in Corsia, quella dedicata alla salute. A fra poco. E in quest'ultima parte dedicata alla salute, come sempre in collaborazione con i medici di Casa Sollievo della Sofferenza, oggi saremo in compagnia del dottor Michele Inglese, medico internista in Casa Sollievo, che ci parlerà del lupus eritematoso sistemico, ovvero una malattia che colpisce prevalentemente le donne in giovane età. Allora scopriamo che cos'è, come si cura e come si affronta con il dottor Michele Inglese, medico internista in Casa Sollievo della Sofferenza. Noi con Vite in Corsia chiudiamo questa puntata, ma vi ricordiamo che subito dopo la pubblicità ci sarà il nostro spazio dedicato all'informazione, quindi ci rivedremo subito dopo quest'ultima parte di Casa Sollievo e con l'interruzione pubblicitaria. Quindi a dopo con il mondo intorno, grazie per aver seguito anche oggi il nostro programma Vite in Corsia, a fra poco. Thank you.
Il lupus eritematoso sistemico è una malattia autoimmunitaria ad andamento cronico che già dalla sua definizione implica un impegno sistemico di più organi ed apparati. Oltre all'S esistono altre tre varianti di lupus eritematoso: quello cutaneo, in cui abbiamo soltanto l'impegno della cute e soltanto raramente vi può essere un impegno sistemico. Nel cutaneo a sua volta distinguiamo, in base alla entità dell'impegno cutaneo, una forma acuta, una forma subacuta e il lupus cutaneo cronico o discoide. Poi abbiamo il lupus indotto da farmaci. Ci sono alcuni farmaci, ad esempio l'isoniazide, che è un antitubercolare, che può indurre la comparsa di manifestazioni lupus-like, soprattutto cutanee, ma che tendono a regredire dopo la sospensione del trattamento. Infine abbiamo il lupus neonatale. Si tratta di una rara complicanza che colpisce i neonati di donne con patologie autoimmuni per il passaggio transplacentare di anticorpi tipo l'anti-RO o l'anti-LA, che determinano nel nascituro un eritema diffuso alla nascita e una complicanza ancora più grave è un blocco atrioventricolare cardiaco. Sistemico implica appunto l'impegno di più organi o apparati. Infatti il lupus può colpire dal cervello alla cute, al sistema articolare, al sistema ematopoietico. Ecco perché si definisce sistemico. La prevalenza del lupus dipende dalle varie etnie. Nella popolazione caucasica abbiamo una prevalenza di 40-60 casi ogni 100.000 abitanti, che raggiunge i 200-400 casi nella popolazione afro-caraibica. Si stima che in Italia ne soffrino 50-60.000 persone. Esiste una familiarità, si è visto che pazienti consanguinei di pazienti con lupus hanno un rischio 20-30 volte maggiore di contrarre il lupus. Per quanto riguarda la popolazione più esposta al lupus, sono sicuramente le giovani donne in età fertile, fra i 15 e i 40 anni, e in questa fascia di età il rapporto femmine-maschio è di circa 9-10-1. Il lupus può anche colpire fasce più avanzate d'età, in questi casi il rapporto maschio-femmine quasi si neutralizza. I sintomi con cui si presenta il lupus sono molteplici. Abbiamo sintomi sistemici che spesso si presentano all'esordio e sono presenti nel 70-80% dei pazienti con lupus, quali astenia, affaticabilità, dimagrimento e febbre. Accanto a questi abbiamo un impegno molto spesso osteoarticolare, presente in una percentuale tra il 40 e il 60% in relazione alle casistiche, che vanno dalle artralgie fino a vere proprie artriti, di solito simmetriche, che possono mimare un'artrite reumatoide. A differenza di quest'ultima, però, l'artrite nel lupus non causa erosioni articolari. Abbiamo un impegno dei muscoli con mialgie o anche un'infiammazione con una necrosi dei muscoli come vere e proprie miositi. L'impegno ematopoietico è caratterizzato da un'anemia che può essere emolitica e non, da una piastrinopenia e da una leucopenia, quindi riduzione sia dei neutrofili che dei linfociti. Spesso abbiamo un impegno renale, secondo le casistiche può raggiungere anche il 70%. L'impegno renale si caratterizza per una infiammazione dei glomerulonefrite, quindi, che può esitare in semplici alterazioni del sedimento, come la presenza quindi di emazie o di cilindri nel semplice esame delle urine, fino a veri quadri di proteinuria che possono raggiungere anche il range nefrosico, quindi dare una sindrome nefrosica con edemi declivi, ipertensione, insufficienza renale. E in questi pazienti diventa fondamentale l'esecuzione di una biopsia renale per stadiare la malattia. Il lupus inoltre si può manifestare anche con sintomi neurologici, può dare cefalea cronica o veri e propri quadri di sindromi epilettiche. Abbiamo pazienti con lupus che possono sviluppare psicosi e anche favorire il rischio di ictus ischemici cerebrali. Inoltre il lupus può manifestarsi
farsi naturalmente con l'impegno cutaneo di cui già abbiamo citato, classico eritema a farfalla al volto della forma acuta, oppure l'esposizione nelle aree fotoesposte possono comparire lesioni eritematopapulari, o il classico lupus discoide, quindi quelle cicatrici da cui anche deriva il nome lupus, che può colpire il volto e il cuoio capelluto. La diagnosi di lupus è una diagnosi complessa. Abbiamo appunto elencato alcuni dei sintomi del lupus. A fianco ai criteri quindi clinici c'è necessità dei criteri ematochimici. Infatti nell'ultima classificazione del 2019 dell'EULAR, cioè della Società Europea di Reumatologia, un criterio mandatorio per la diagnosi di lupus è la ANA positività, cioè la positività degli anticorpi antinucleo. Se vi sono questi autoanticorpi positivi, si vanno a valutare i vari domini, i domini clinici che abbiamo visto, a cui vengono dati un punteggio. Accanto ai domini clinici abbiamo anche dei domini laboratoristici, abbiamo cioè la positività di altri autoanticorpi, ad esempio l'anti-dsDNA o DNA a doppia elica o DNA nativo è l'anticorpo più specifico del lupus. Oltre a questo abbiamo un altro anticorpo che si chiama anti-SM o anticorpo anti-Smith, anche questo molto specifico del lupus. Inoltre il lupus può associarsi a quella che si chiama sindrome d'anticorpi antifosfolipidi. Infatti negli esami di screening del lupus vengono anche cercati gli anticorpi antifosfolipidi, il lupus anticoagulant, l'anticardiolipina e l'antibeta 2 glicoproteina 1, che predispongono, laddove fossero positivi, a un maggior rischio di trombosi, a quella che appunto si chiama sindrome d'anticorpi antifosfolipidi. Inoltre, per valutare l'andamento del lupus, un altro esame che rientra anche nei criteri diagnostici è il dosaggio del C3 e il C4, che quindi frazioni del complemento, che nei pazienti lupici risultano ridotti. Le terapie del lupus sono molteplici. Ancora oggi la pietra angolare del trattamento rimane la terapia cortisonica, naturalmente che andrà calata in relazione all'entità del quadro clinico. Oltre al cortisone abbiamo gli antimalarici di sintesi, che sono degli immunomodulatori, per poi passare a veri e propri immunosoppressori, il metotrexate, l'azatioprina, la ciclofosfamide, la ciclosporina A, il micofenolato. Sono tutti farmaci che agendo sul sistema immunitario vanno quindi a bloccare l'attività di malattia. Nel trattamento del lupus negli ultimi anni, 8 anni preciso, è uscito un nuovo farmaco, si chiama belimumab, è un anticorpo monoclonale diretto contro una proteina BLIS, che è un fattore di proliferazione dei linfociti B. Questo si può fare sia endovena che sottocute. Un altro farmaco biologico, anche se non indicato nel lupus ma soltanto per il trattamento off-label, è il rituximab, nelle forme un anti-CD20, e nuovi farmaci biologici sono in corso di sperimentazione, diretti sia contro cellule che contro citochine. Ultimamente stanno sperimentando anche nuove molecole, cosiddette small molecular, che non sono farmaci biologici ma vanno a bloccare alcune proteine, quali ad esempio inibitori della JAK chinasi, che forse nel 2022 entrerà nell'armamentario del trattamento del lupus. La multidisciplinarietà nel lupus è fondamentale. Abbiamo visto come i sintomi sono molteplici, colpiscono vari apparati, quindi è necessario un approccio a 360 gradi per il paziente con lupus. Noi come Casa Sollievo dal mese scorso abbiamo avviato una collaborazione con i colleghi nefrologi, un ambulatorio quindi multidisciplinare per seguire meglio i pazienti con lupus e nefropatia. Naturalmente questo vorrà essere soltanto il primo passo. L'idea è quella di sviluppare quella che si chiama una lupus clinic, in cui il paziente ha sia al centro il reumatologo che lo seguirà nel suo percorso, ma viene affiancato il reumatologo da figure multidisciplinari, dal nefrologo, dal neurologo, dal cardiologo, perché un paziente lupico è un paziente complesso che necessita quindi di questo approccio multidisciplinare.
L'alimentazione nel lupus ha essenzialmente un ruolo nella gestione delle complicanze della malattia stessa. Le complicanze possono essere rappresentate dall'ipertensione, dall'insufficienza renale, come abbiamo detto. Inoltre i pazienti lupici hanno un maggior rischio di sviluppare un'aterosclerosi, quindi una dieta bilanciata sulla dieta mediterranea rappresenta un capisaldo del trattamento. Alla stessa maniera una regolare attività fisica è fondamentale nella gestione e prevenzione di queste complicanze. Evitare l'esposizione ai raggi solari o comunque utilizzare dei filtri protettivi data la fotosensibilità dei pazienti lupici e soprattutto evitare di sottoporsi alle lampade abbronzanti. I falsi miti del lupus. Onestamente mi sento di consigliare ai pazienti di non prendere per oro colato quello che sta scritto su internet, ma di rivolgersi a uno specialista, a un reumatologo che li possa seguire e consigliare nel percorso della loro vita con il lupus. Thank you.